Ciao a tutti, eccomi tornata con un altro video sulla dieta, in particolare su una scoperta che ho fatto ormai qualche mese fa. L'ho provata più volte, sono super soddisfatta e quindi faccio un video per raccontarvi di questo esperimento. Allora, qualche mese fa dovevo cucinare il pollo. Io non amo il pollo in generale, cioè non mi piace come alimento. In realtà io non amo la carne in generale. E quella di pollo, fra le altre, non mi piace particolarmente perché la trovo sempre un po' asciutta, poi mi annoio subito, non mi piace, mi stanco subito di mangiare la carne. E ho scritto su Facebook che palle, oggi devo mangiare il pollo, cosa mi consigliate? E una ragazza, fra l'altro non ho più trovato il post, quindi non posso neanche ringraziarla, però una delle tante che mi ha risposto, mi ha detto perché non usi la sottiletta? E io, guarda caso, avevo con me le sottilette, quelle light. Allora mi sono ingegnata e ho incominciato a fare dei tentativi, perché io, sì, da piccola mia mamma faceva l'hamburger e sopra ci metteva sulla sottiletta. Però non ho mai cucinato la carne con la sottiletta diversamente. Quindi ho un po' pastrugnato, ho fatto qualche tentativo e poi sono arrivata alla fine alla ricetta che vi metterò ora. E sono molto soddisfatta, vi dico la verità. Sono molto soddisfatta perché dopo averla realizzata mi sono un po' sentita in colpa perché ho pensato, cavoli, però così esco dalla dieta, nel senso potevo metterci il mio bel cucchiaino d'olio e basta, invece sono andata a pastrugnare per renderla più saporita, per rendere più saporito il pollo. Poi invece, per controllare il livello di danni che avevo fatto, sono andata a vedere le calorie delle sottilette light, perché queste sono light, e secondo me ne trovate anche di altre marche rispetto a questa qui che non vi dico, però sapete qual è. E guardando le calorie mi sono accorta di una cosa meravigliosa. Hanno 49 kcal l'una. 49 kcal sono più o meno l'equivalente di un cucchiaino d'olio. Quindi mi sono resa conto che questa ricetta alla fine, secondo me è molto più saporita e molto più sfiziosa rispetto al petto di pollo fatto con il cucchiaino d'olio e basta. E ha lo stesso apporto calorico, quindi è una figata allucinante, cioè sono contentissima di averla scoperta, di aver seguito il suggerimento di quella ragazza che ringrazio e basta, ormai io il pollo lo faccio così. E basta, vi lascio alla ricetta. È una roba molto breve, non è niente di che, è soltanto un'idea, un po' come il caffè goloso, è soltanto uno spunto, poi voi potete lavorarci e inventare la vostra combinazione preferita, la vostra ricetta preferita. E basta, vi saluto e vi lascio alla ricetta, vi mando un bacione, spero che vi possa interessare. Ciao! Allora, avrò bisogno innanzitutto del pollo. Io oggi, ad esempio, ne posso mangiare 130 grammi, che è una discreta quantità, cioè sono due belle fettine di petto. Poi di un pochino di latte, ma è proprio un goccino, cioè non è neanche una tazzina, mezza tazzina di latte, ma neanche, proprio un goccino di latte, ora vedrete. E una sottiletta, io uso quelle light, potete usare anche quelle non light, ovviamente però leggermente più calorico. Inoltre, se volete, ma è opzionale, potete usare un pochino di paprika, un po' di paprika, ma io userò, perché voi sapete che mi piace molto, il curry. Userò un pochettino di curry. Se non vi piacciono le spezie o ve ne piacciono altre, potete evitare di metterle o metterne altre, appunto. Cominciamo subito col preparare il tutto. Io il pollo non l'ho messo a bagno nel latte perché non avevo latte a sufficienza, questo non è pieno, e quindi non ho potuto metterlo a bagno nel latte. Però se voi avete il tempo e voglia di metterlo a bagno nel latte, chiaramente risulterà molto più morbido. Un'altra cosa, voi avete visto qui due sottilette, io ne tolgo una perché in realtà una la userò per mia madre, ma nella ricetta che vi farò vedere userò le porzioni per una sola persona, quindi una sola sottiletta per una sola persona. 130 g di pollo e un goccino di latte. Cominciamo subito con la preparazione che è una roba rapidissima, quindi ci metto più a spiegarla che a farla. Ho acceso il fuoco sotto questo tegame, questa pentola, metto da una parte il mio pollo che è stato fatto a pezzettini, proprio in fettine. Io preferisco così, così il condimento della sottiletta va un po' a insaporire tutte le parti del pollo
E, però, se voi non avete voglia di farla a pezzettini, potete tranquillamente utilizzare il condimento che faremo, la cremina che faremo sul petto di pollo, così come lo avete trovato, insomma. Quindi questa parte è la mia, questa parte è quella di mia madre. Sono entrambe pesate, però almeno le distinguiamo. Metto un pochino di sale da tutte e due le parti, poco. Ok? E procedo nel preparare la cremina. Per preparare la cremina ho bisogno di un pentolino di queste dimensioni, piccolino, quello per scaldare il latte la mattina, perché beve il latte. Insomma, di un pentolino piccolo e metto un goccino di latte. Ma vedete che è proprio poco, poco, poco? È solo un goccino. Accendo il fuoco sotto il fornello, lento, non voglio che si bruci. Faccio scaldare velocemente il latte, si scalderà velocemente perché è molto poco, e comincio a metterci dei pezzettini di sottiletta. Metto il fuoco basso perché la cremina ci mette pochissimo a prepararsi e il pollo non è ancora cotto, e così evito pure che mi si bruci. E spezzetto tutta quanta la sottiletta all'interno del latte. Do una giratina al pollo, così mi si cuoce magari uniformemente. Non ve lo faccio vedere, fidatevi. Giro un pochino qui in modo che la sottiletta sciolta non mi si attacchi al pentolino che non è antiaderente. Se sarà sciolta sarà totalmente liquido perché il latte è liquido, la sottiletta è liquida. Spengo una volta che si è sciolto. E se volete, io ce lo metto, se volete lo mettete anche voi, se no no, io ci metto un pochino di curry perché a me piace tantissimo. Ora, ad esempio, non so se mia madre lo vorrà per lei, però ecco. Metto un pochino di curry, giro bene per fare in modo che tutte la salsina sia insaporita, senza grumi magari. E ora, raffreddandosi, ho spento il fuoco, raffreddandosi mi diventerà più solido. Mi diventerà più solido perché la sottiletta si scioglierà, cioè si solidificherà. Da quest'altra parte vedete che il pollo è bello che cotto. Spengo il pollo, prendo due piatti. Ecco fatto. Infine, con l'aiuto delle capentole, ma comunque anche un cucchiaio va bene, rovescio la salsina al curry sul pollo. Al curry e formaggio sul pollo. Ecco, in modo abbastanza omogeneo. Che cos'altro dire? Questo è quello che dovrebbe venire. Provatelo, fatemi sapere se vi è piaciuta la ricettina, anche se è molto veloce e molto facile da realizzare. Secondo me è molto buona, anche senza curry, come preferite. E se ci mettete qualche altra spezia e viene particolarmente buono, fatemelo sapere in un commentino qua sotto che mi fa piacerissimo. Un bacione, vi saluto, ciao!